Oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'onorevole Fabio Porta, che ha rappresentato per tanti anni ancora, si prodiga per tutti gli italiani che stanno in Sud America. Onorevole, benvenuto, tanto per incominciare. Grazie, grazie. No, è un'opportunità interessante. Intanto complimenti per il lavoro che fate con la rivista, sia online che con la sua diffusione digitale e cartacea. E grazie ovviamente per l'opportunità per parlare di questo mondo dell'Italia all'estero, in particolare del Sud America, che ovviamente ho nel cuore per motivi personali, oltre che politici. È sempre un piacere. Onorevole, lei ha seguito in questi ultimi 10-12 anni tutti gli interessi, le carenze, le cose che erano necessarie per un vasto pubblico di italiani in Sud America, perché il Sud America è il posto con i più alti numeri in presenze di italiani e di italiani anche con il doppio passaporto. Sì, in realtà se consideriamo gli italo-discendenti, no? Quindi le famiglie, i nuclei e gli individui che hanno una origine italiana, il Sud America senza dubbio è il continente, l'area al mondo con il maggior numero di italiani. Si stima che in Brasile vivano oltre 30 milioni di italo-discendenti. Sono sicuramente ben oltre i 20 milioni in Argentina, paesi come l'Uruguay, il Venezuela, ma anche il Cile, il Perù hanno co collettività molto grandi. Quindi, insomma, numeri che ci dicono che soltanto in Sud America c'è probabilmente un'altra Italia numericamente pari a quella che vive dentro i confini del nostro paese. Il momento attuale è molto difficile e il Covid ha messo in ginocchio il mondo, però noi stiamo assistendo in questo momento, in particolare nei paesi del Sud America, a qualcosa di più della difficoltà che tutti i paesi hanno affrontato, a partire dall'Italia che all'inizio naturalmente ha avuto un po' di difficoltà a capire anche come doveva muoversi. Ecco, cosa sta accadendo in Brasile dopo diversi mesi? Purtroppo oggi il Brasile è diventato, insieme agli Stati Uniti, il paese al mondo con il maggior numero di casi, con un numero di decessi che si avvicina gradualmente verso il traguardo dei 100.000 morti. E l'intero continente sudamericano, ovviamente con questa preponderanza che è anche dovuta alle dimensioni del Brasile, ma con casi complessi e delicati come quelli del Perù o del Cile, è diventato oggi un altro forte epicentro della pandemia, considerando che in gran parte del continente sudamericano stiamo attraversando un periodo di inverno, quindi di temperature un po' più rigide che aumentano i casi di influenza e quindi l'esposizione al Covid. A questo si sommano le difficoltà, in particolare in Sud America, in Brasile, dovute alla situazione sociale, quindi all'esistenza di intere comunità che non godono di tutte le infrastrutture basiche necessarie ad avere un'assistenza sanitaria, adeguata, e le indecisioni, le incertezze, se non gli errori tragici di valutazione da parte dei governanti, in particolare del Presidente della Repubblica, che tra l'altro è stato anche lui in questi giorni dichiarato positivo al Covid. Beh, speriamo che si renda conto che forse bisogna correggere il tiro perché diciamo, le informazioni internazionali, anche in Australia è inverno, però in Australia, nello stato del Victoria, hanno chiuso completamente e hanno addirittura messo l'esercito perché non vogliono arrivare, ma naturalmente danno poi il sussidio per le persone non abbienti o comunque che non arrivano. Non lavorando più o non lavorando o non potendo lavorare da casa. E, beh, diciamo che il Brasile probabilmente sì, parte da una situazione svantaggiata e parte da un atteggiamento, io non vorrei usare una parola forte, ma quasi dittatoriale del suo presidente della Repubblica Bolsonaro, perché sin dall'inizio
le notizie che ci sono arrivate e che ha un po' sottovalutato il problema. Sì, lo ha sottovalutato inizialmente riducendolo a una piccola influenza, lo ha minimizzato al limite quasi del negazionismo, no? Quindi di dire che si trattava soltanto di una invenzione, di un'esagerazione. Le conseguenze di questo atteggiamento, che tra l'altro ha portato anche alle dimissioni di due ministri della sanità, proprio nel momento più delicato della diffusione del virus, caso anche questo unico al mondo. Le conseguenze sono una indecisione da parte del governo centrale che, nonostante alcuni governatori e sindaci molto più responsabili del presidente abbiano adottato nel corso degli ultimi mesi misure di lockdown e di quarantena, è chiaro che in mancanza di una omogeneità di determinazioni tra il governo centrale e il governo locale, il risultato è che la popolazione si è ritenuta spesso in diritto di agire come meglio credeva. Risultato, oggi, come dicevo, il Brasile ha circa 70.000 morti, oltre 1,5 milioni di casi di coronavirus. Ed è una preoccupazione grande per un paese dove vive una comunità italiana così, così grande. Quindi stiamo vivendo con grande preoccupazione, seguito anche dalla nostra rappresentanza consolare, dalle associazioni italiane, da chiunque vive lì, che ha cercato in tutti i modi, proprio perché noi italiani siamo stati tra i primi colpiti da questa pandemia, di spiegare al Brasile, ai brasiliani, che al contrario di quello che diceva il Presidente, non si trattava di una piccola febbre, di un piccolo raffreddore, ma di un virus molto potente, soprattutto molto facilmente trasmissibile, e che tutte le misure che noi stessi in Italia abbiamo adottato, dal distanziamento sociale alle varie precauzioni, ai dispositivi necessari per evitare la contaminazione, erano urgenti e sarebbero state necessarie anche in Brasile. Purtroppo così non è stato. Questo tipo di atteggiamento, e come lei lo definiva, autoritario da parte del Presidente, quasi noncurante delle decisioni degli altri organi, dal Parlamento al Supremo Tribunale Federale, ai governi locali, ovviamente non ci fa pensare a nulla di buono per il futuro, e questo è il problema di democrazie che a volte si piegano all'atteggiamento eccessivamente autoritario e poco responsabile dei loro presidenti. Ecco, e a proposito, ecco, l'ultima cosa che le voglio chiedere, a proposito di queste democrazie, non democrazie, democrazie che nascono come democrazie e poi diventano delle vere e proprie dittature, vogliamo dire qualcosa sul Venezuela? Perché le notizie che arrivano sono veramente poche. Il Venezuela era già in ginocchio per questioni sanitarie ancora prima che arrivasse il Covid. Sì, Venezuela è un altro di quei paesi dove preoccupa l'emergenza sanitaria, l'emergenza umanitaria. Non abbiamo un quadro esatto, anche perché il governo, diciamo, che non eccelle in trasparenza dal punto di vista della comunicazione della situazione attuale. Sappiamo che ci sono famiglie anche italiane che hanno problemi non solo sanitari, ma addirittura di approvvigionamento alimentare. E in tutto questo un governo che da qualche anno ha esautorato il Parlamento liberamente eletto nel 2015 dai propri poteri, un governo che perseguita le opposizioni con casi di tortura, di sequestri, che vorrebbe andare a nuove elezioni decidendo quali sono i partiti politici che possono partecipare e quali no, che mantiene in carcere o agli arresti domiciliari oppositori del regime, con una diaspora venezuelana sempre più alta, perché ormai l'intera classe media venezuelana, parliamo veramente di quasi 4 milioni di persone, è andata a vivere fuori dal paese per l'emergenza che continua. Anche questo caso ci fa dire che i diritti umani, i diritti civili, la difesa della libertà e della democrazia non hanno un colore politico,
in Brasile come in Venezuela, come in qualsiasi paese del mondo dove non si rispetta pienamente la libertà dei parlamenti, la libertà di espressione, la possibilità e l'agibilità democratica di maggioranza e opposizione, noi dobbiamo sempre rivendicare, lo dobbiamo fare come italiani, come anche eredi di una tradizione ormai ultradecennale di democrazia e libertà, che questi valori sono super partes e dovrebbero anche valere in tutto il mondo e non soltanto nel nostro continente. Onorevole, io la ringrazio molto per essere stato con noi e soprattutto le voglio dire che sicuramente qualsiasi iniziativa lei intraprenderà nel suo ruolo politico, nel suo impegno politico, avrà vicino la Lega Italiana Diritti dell'Uomo nella persona del suo presidente Eugenio Ficorilli, col quale vi siete già incontrati, vi siete compresi e con noi ci siamo nella difesa degli italiani all'estero assolutamente. La ringrazio molto. Grazie, grazie ancora e alla prossima occasione per difendere i diritti dell'uomo che, come dicevo prima, sono un patrimonio che va al di là delle nostre persone, dei partiti politici e di qualsiasi etnia, al di là del fatto che noi siamo orgogliosissimi di essere italiani, ma prima di tutto siamo uomini condividendo con tutti gli altri uomini problemi, ansie e speranze.